questo incontro oltre 3.000 spettatori, ci sono circa 600 tifosi del Siracusa che sono sistemati nella gradinata nella parte opposta alla nostra postazione di tribuna centrale. Ci sono le foto di rito con il signor Gentile di Catanzaro che è pronto per dare il via all'incontro. Ne approfitto per darvi lettura delle formazioni che sono schierate in campo rispetto alla nostra posizione. Alla sinistra c'è la Leonzio in casacca bianconera, mentre sul settore di destra è il Siracusa in maglia azzurra. Partite le ostilità, Siracusa che manovra il primo pallone nonostante la Leonzio abbia battuto il calcio d'inizio. Le formazioni sono schierate con questo schieramento: il Siracusa si schiera con Garro, Cosentino, Tarascio, Giacalone, Regina, Scifo, Casa Michela, De Feo, Marchese, De Luca e Buccheri. In panchina Burgio, Bellomo, Di Blasi, Mallia e Quattropani. L'allenatore è Mauro Zampollini. La Leonzio risponde con Sabatini, Bonanno, Osigli, Gaddi, Bonomo, Ricordi, Bosco, Mazzara, Scalia, Barriale e Zani. In panchina Garofalo, Privitera, Di Benedetto, Indelicato e Schillaci. Allenatore è il signor Angelo Busetta. Ricordiamo che Casa Michela sulla destra, in questo momento c'è sulla calcio d'angolo Tina. Intanto Scifo che si vede ribattuta la propria conclusione, ancora Buccheri mette in mezzo, poi Casa Michela, Cicca, ancora Siracusa, gol! Gol di Marchese! Siracusa in vantaggio al settimo minuto del primo tempo, gran gol di Marchese che ha sorpreso la difesa leontina. Ed è De Feo che inizia l'azione di rilancio per il Siracusa, viene proseguita da Buccheri, il lancio in avanti verso il veloce Marchese, servito sul settore di sinistra De Luca, contropiede da parte della formazione azzurra, apertura sul settore di destra verso Buccheri, di tacco verso il giovane Di Blasi e c'è il fallo al limite dell'area, grande azione del Siracusa, tutta in velocità, e Siracusa che sulla linea vicino ai 16 metri conquista un'importante posizione di battuta per un calcio di punizione. Quasi 20 minuti di gioco nel corso del primo tempo con il Siracusa in vantaggio qui al comunale di Lentini, con la formazione azzurra che può beneficiare dalla distanza di circa 18-19 metri dalla porta difesa da Sabatini di un calcio di punizione. Abbastanza costante l'incitamento da parte dei tifosi del Siracusa ed è pronto De Luca, sarà sicuramente lui a battere questo calcio di punizione, accanto a lui c'è il capitano Roberto Regina, tutto è pronto, parte Regina, la finta, poi De Luca, il calcio di punizione, traversa del Siracusa, poi Ricordi di testa, libera la propria area di... Fino a questo messa in atto al cospetto di una Leonzio che è stata forse un po' sorpresa da questo Siracusa molto tetragono e quadrato. Intanto Marchese se ne va, entra in aria, viene strattonato, ancora Marchese, il tiro e pallone che fa la barba al palo, sfiora il raddoppio il Siracusa con Marchese che ha percorso praticamente oltre 40 metri di campo, una grandissima occasione per la formazione siracusana, c'è stato un cross dal settore di destra da parte di Di Blasi e De Luca, ha agganciato il pallone ma poi non ha controllato il successivo rimbalzo della sfera sul terreno di gioco ed è la Leonzio che si può riportare in avanti con Gaddi, il servizio per Scalia, avanza Scalia, palla al piede, serve sulla destra a Bonanno, può crossare Bonanno e solo sul settore di destra, il cross al centro e c'è ancora il perentorio intervento da parte di Roberto Regina e con Buccheri che controlla il pallone, il direttore di gara fischia la fine dei primi 40 con Bonomo e Bosco, Bonanno e Bosco, e lì in quella zona si deve fare molta ma molta attenzione. E ancora il Siracusa che manovra sul cerchio di centrocampo, c'è un lancio in profondità da parte di De Feo per De Luca, De Luca entra in aria, è solo davanti al portiere, e c'è il gol, il raddoppio per il Siracusa di Nino De Luca. C'è il gol, protestano i giocatori della Leonzio, grande azione di De Feo, Nino De Luca, nonostante il pressing di Ricordi è andato a poggiare il pallone in fondo alla rete. Nono minuto del secondo tempo, raddoppia il Siracusa, un raddoppio ci sia consentito, legittimato dalla grande partita degli azzurri che hanno dominato fino a questo momento. Scalia all'indirizzo di Bonanno, il cross al centro è troppo corto e De Feo può liberare per un istante la propria metà campo con il disimpegno successivo da parte di Paolo Buccheri. Velocissimo Buccheri con il servizio in profondità per Marchese, solo davanti al portiere Marchese, il pallonetto, porta vuota Marchese solo e c'è il terzo gol del Siracusa.
Siracusa, terzo gol del Siracusa con Marchese, grandissimo Siracusa al 20° minuto della ripresa, sta dilagando il Siracusa qui al comunale di Lentini. Un'azione grande, veramente da grande manuale, passaggio per Ricordi, poi chiamata alla giocata ancora Mazzara che è venuto a retrocedere fino alla linea dei difensori. Non ci sono idee per la formazione leontina che cerca di giocare veramente con un piglio di una squadra veramente rassegnata. Fa partire il contropiede del Siracusa, il lancio in verticale per De Luca, è solo davanti al portiere, ancora De Luca, scavalca il portiere, De Luca a porta vuota ed è il quarto gol di De Luca, 33° minuto, goleada del Siracusa, Nino De Luca segna il quarto gol per la formazione azzurra. In ginocchio la Leonzio, in ginocchio la formazione. La Gentile si è intenzionato a fischiare la fine dell'incontro, così avviene infatti. Dunque il Siracusa stravince, diremmo che il termine non è azzardato, qui al comunale di Lentini per 4-0. Abbiamo già poc'anzi ribadito i marcatori di questo, di questa vittoria, giocatori siracusani che adesso si stanno prendendo per mano e sono pronti a fare sicuramente un tuffo proprio davanti alla gradinata dove sono assiepati gli oltre 600 tifosi provenuti da Siracusa. Anche i tifosi della Leonzio, mestamente col capochino, stanno andando verso la curva e c'è questo tuffo finale da parte dei giocatori del Siracusa, festanti i tifosi siracusani oggi.